Allora, oggi video un po' particolare. C'è qualcuno qua di fianco a me che apprezza molto la mia mascherina della Juventus. Vai, puoi presentarti, anche se in realtà non c'è bisogno di presentazioni. Eccolo. Ciao, ciao ragazzi, no, mettiamo la no, mascherina, va tenuta. Non si fanno certe cose. Allora, dove andiamo? Allora, adesso stiamo andando a Parma al matrimonio di Papyrus, dove ci saranno Seawolf, Gladiatore e anche aspettando il tattico, che sono tutti tifosi della Roma. E questa sera, tra l'altro, c'è Roma-Juventus. Quindi... c'è Roma-Juventus e... vabbè, non ti dico... No, puoi fare il pronostico, eh? Io? Sì, però prima diciamo una cosa. Vai. Qui sotto in descrizione c'è il link per scaricare OneFootball. Tu ce l'hai OneFootball? Sì, sì. Però cancellala e reinstallala con il link che trovano qui sotto in descrizione. Fatto va bene. E adesso puoi farmi il pronostico. Allora, pronostico... ma Dzeko gioca? Dove? Dove? In no, quale squadra? No, in generale gioca ancora, sì, gioca. Allora, Fonseca ha dato la formazione titolare ieri, dal primo minuto, e Dzeko gioca. Ah, quindi okay. Il 9 della Roma, titolare. Quindi potrebbe fare il gol dell'ex? Ah no, non è mai ex. Venuto da voi, no, scusate, non è mai venuto da voi. Quindi... poi, non lo so, se vuoi puoi considerarlo ex. Potrebbe essere il primo gol dell'ex non ex? A tutti gli effetti potrebbe esserlo, ma potrebbe essere anche per De Sciglio allora a questo punto, Non se ne tiene una, ragazzi, è incredibile. Ascolta, no, dai, dimmi secondo te un po'... Allora... tra 500 metri, alla rotonda, prendi la prima uscita. Ok, grazie mille. Grazie. Si sarà sentito, non si chi sa, lo sa. È un navigatore. Nel caso, se siamo stati zitti perché parlavi il navigatore, non amiamo accavallarci, ragazzi, quando si parla. Dicevo, una Juve favorita, sinceramente, ma anche oltre a livello organico, che ovviamente è una squadra più completa, ma non sto scoprendo nulla, però anche come armonia della squadra, mi sembra, insomma, che a Roma non è che ci sia un gran bel clima, poi magari da questi clima... tra 600 metri, svolta a destra. Grazie mille. Facciamo una cosa. Disattiviamo il... la... ok. Sì, fai stop. Ah, stop? Video. Ok. Sì. Dai. Benissimo, abbiamo risolto questo problema tecnico. Dicevo che magari uno da un momento critico riesce a tirare fuori l'orgoglio. Resta il fatto che secondo me, insomma, il clima lì a Roma è un po' così. Tu cosa dici? Perché saluti? No, metto la mano dove deve essere. Ah, ok, non... dopo questa premessa. No, ti faccio un paio di domande. Dai. Sulla Juve in generale. Ne avevamo parlato un po' off camera in realtà. Però, tanto da milanista, cosa ne pensi di Pirlo sulla panchina della Juve? Sono curioso, ho visto la prima partita, mi siete piaciuti, okay, bisogna grazie. Essere, anche tu ho visto che hai apprezzato, giusto? Sì, ho apprezzato, poi ieri sera ho visto che la Sampdoria ha perso 3-2 in casa dal Benevento, quindi... e quindi è andato un po' a crollare, però va bene. Un po' come quando il Milan lo scorso anno ha vinto con la Juve e poi avete perso altre partite, comunque non sto qui a ricordare. Non me la ricordo questa cosa, non la ricordo, mi ricordo benissimo. Fino al gol di Rabiot e poi basta. No, qual è la domanda? Come ho visto la Juve? No, a me no, per no, adesso... la domanda era proprio su da Pirlo? Milanista, cosa ne pensi di Pirlo allenatore? Vabbè, ovviamente un colpo basso. Colpo basso perché da milanista, insomma, sono molto legato a Pirlo. Già quando è stato mandato via malamente da calciatore da Milano mi è dispiaciuto tanto, perché grazie Allegri. Grazie mille, carissimo. Non meritava un trattamento del genere, più che altro perché l'avevano dato bollito, invece, insomma, ha fatto tantissimo alla Juve. Qualcosina l'ha fatta. Ha vinto la Champions. Ah, no, quella. Ha vinto la Champions, sì, Ha vinto la Champions. E poi, comunque, da allenatore mi ha stupito, perché io sono sincero, non lo vedevo bene, non me lo immaginavo. Un Pirlo allenatore. Tu sei amante della difesa 3? Ti aspettavi la difesa 3? Amante è un parolone. No, okay. Io sono più da 4 dietro. Che anche io, in sì. realtà. Però vediamo. Cioè, sì, no, primo esatto. impatto abbastanza bene. Esatto. Però per come giocava Pirlo, per come lo vedevo da fuori, no? Non lo conosco ovviamente, per come lo vedo da fuori, non pensavo che sarebbe potuto diventare un allenatore, anche se chi ci ha giocato dice l'esatto opposto. Che era già allenatore in campo. Che era allenatore in campo. Poi dopo siamo tutti bravi, sì, certo, no, ovvio esatto. che sarebbe diventato allenatore. No, io invece no, ero un po' scettico e ora sono curioso. Ma lui stesso in realtà l'ha detto, Sì. Io non mi vedevo allenatore, ho deciso di provarci, alla fine non ci dormivo la notte perché mi aspettavo dove mettere i calciatori. E te dove li metteresti i calciatori però di questa Juve?
Ma ne avete tanti? Ma dategene qualcuno. No, ne avete già abbastanza anche voi. Avete fatto una squadrina mica male in realtà. Quest'ironia veramente a quest'ora del mattino. Ma che vabbè. Sono le 2 del pomeriggio. Così, per non dare. Vabbè, no, dicevo, no, ragazzi, lì davanti siete in tanti voi, oh. Davanti, in generale. Vabbè, in avanti tanta qualità, eh. In avanti qualità c'è. Soprattutto lì davanti, a centrocampo, secondo me, negli ultimi anni questo potrebbe essere il centrocampo più interessante. Sì, l'abbiamo svecchiato un pochino. Esatto. Adesso aspettiamo l'uscita di Khedira, che dovrebbe esserci domani, lunedì. Sì. E poi non mi aspetto niente in entrata. Però direi che comunque un mercato discreto è stato. Ma quel McKinney forte, eh. Allora, piano. Esatto. Però per adesso, dalla prima partita, sì, sembra un buon giocatore. Sembra quello che ci è mancato, sì, in questi anni. Un giocatore un po' dinamico. È dinamico, è cazzuto e poi è tecnico anche. Sì, pare di bel sì. Bel piedino. Pare di sì. Adesso vediamo, perché lo giudichiamo durante un'annata. Però anche per dire, Ramsey e Rabiot, che l'anno scorso erano i due punti interrogativi, sembrano due giocatori diversi. Esatto. Vuol dire che anche l'entusiasmo che ha portato Pirlo magari è differente da quello che c'era l'anno scorso con Sarri. E l'entusiasmo che può portare un qualcuno che rigenera dei giocatori, posso testimoniare che esiste al sì, Milan. Tipo Zlatan che arriva esatto, e resuscitare i morti. Esatto, esatto. E niente, dai, invece raccontami come hai vissuto il calciomercato. Eri convinto arrivasse Suarez? Eri convinto arrivasse Dzeko? Morata immagino non te lo aspettassi. No, Morata zero. Morata non me l'aspettavo. Dzeko, quando non se ne parlava, no, perché okay, ero convinto rimanesse a Roma. Quando poi si è iniziato a parlare di Dzeko, ero soprattutto nel post Suarez, ero convinto che la Juve prendesse lui. Quindi okay, questa virata finale su Morata non me l'aspettavo. Per quanto riguarda Suarez, ho temuto tantissimo di sì. Anche lì, inizialmente, un po' come quando avete annusato Ronaldo, no? Inizialmente, sì, vabbè, dai, ora arriva Ronaldo, certo, alla fine è arrivato. Anche Suarez, inizialmente la suggestione Suarez, poi il clima a Barcellona, insomma, guarda come è felice, guarda che è felice. Quando uno c'è giocatori forti, va come è felice. Diventa felice fino a... No, poi quando si parlava di Suarez, mi sembrava inizialmente un azzardo, poi dopo... passaporto e l'esame. Bravo, tra l'altro, superare. Posso fare i complimenti? Non era facile. Se vuoi coniugarmi qualche verbo così al volo, un passato remoto, un participio passato, non lo so, per festeggiare. Autironico il signorino, quindi benvenga, benvenga. No, lì ho avuto paura, lì ho detto che è fatta. E la Juve dopo 2 ore ha detto no, sto cazzo non lo prendiamo. Quindi proprio paura, Juve. Paura. No, più che altro... su Suarez ho avuto lo stesso brivido che ho avuto su Ronaldo, nel senso che allora io sono un tifoso del Milan e quindi ah, sì, sì, ah, prima cosa di tutto, prima che uomo sono un tifoso del Milan e quindi da milanista ovviamente rosico quando una squadra si rafforza così tanto. Ma chi sarebbe stato secondo te il migliore tra i tre? Però sono anche amante del calcio e vedere un giocatore così forte in Serie A mi sarebbe piaciuto. E però tra i tre? Tra chi? Tra Morata, Dzeko e Suarez, chi avresti preso? Suarez. Suarez. Okay, Suarez. Allora siamo abbastanza allineati. No, ragazzi, allora io penso che ci siano giocatori scarsi, e qui potrei fare un elenco infinito, giocatori forti barra fortissimi come Dzeko e Morata e le loro rispettive carriere parlano per loro. Mm-hmm. E poi ci sono i fuoriclasse come Suarez, come Toselli, come Ibrahimovic, come Ribéry. Hai visto Ribéry? Bello mettermi tra Suarez e Ibrahimovic, esatto. Proprio il mio habitat. Senza ridere, peraltro. In realtà stavo ridendo, ma non si vedeva dalla mascherina. Grazie. No, ad esempio, Ribéry, ne parliamo? Hai visto? Io non l'ho vista. Ti conviene guardare cosa ha fatto. Superava l'uomo, così, decideva di saltarlo, saltava, ha fatto un assist, vabbè, ma non parliamo adesso della no, però in ottica, no, certo, in ottica è uno di quelli del livello alto, mamma mia, altissimo, che anche a 36 anni acciaccato fa comunque la differenza, quindi ti rispondo su Alex. Però non lo so. Io me la sono tenuta dentro questa cosa, adesso sei qua che stai lodando, bravo Juve, hai fatto gli acquisti fatti bene, bravo. Però te, Steve, nella classifica finale di Serie A, la previsione, chi avete messo prima? Mai fatto quel video. Ma
mai fatto. Ma smetti, ma perché sei qua che lodi, bravi, fenomeni. Andatelo a cercare. Che hai messo sia tu che Steve la Juve seconda. Sì. E quindi sì, noi adesso vedremo fine. Allora, abbiamo messo la Juve seconda. Però penso che sarà una bella sfida. Sono dicessi, però penso che vinca. No. Ipocrisia. A livello c'è. No, quello te lo dico appena clicco su stop. Ti dico, esatto. No, lo penso veramente. Più che altro, sai cos'è? Allora, se mi traballa tutto, scusatemi se non sono fermo col braccio. Nel senso che, secondo me, se l'Inter avesse dato via Conte, avesse ripreso tutto il discorso, il progetto da capo, no. Sempre più complicato. Esatto, però la Juve magari questa incognita Pirlo che non sappiamo come andrà, e l'Inter che continua il progetto Conte, che alla fine è stato comunque un progetto positivo. Buono, positivo, sto dicendo vincente no perché non ha vinto nulla, però positivo, e poi un bel po' di acquisti, insomma, tra Kimi, Vidal, ieri sera avevano una panchina lunga questa, porca vacca. Ecco, piccola digressione, per quanto riguarda i 5 cambi, secondo me saranno favorite le squadre come sostanzialmente solo Inter e Juve, ora come ora, sì, hanno una panchina bella. Beh, io l'Inter, guarda, davvero, era un pezzo che non vedevo così tanti giocatori in rosa nell'Inter. Esatto, era da tempo che non si vedeva una differenza così sottile tra le due squadre a livello organico, secondo me. Sì, poi non conta secondo me solo quello. No, assolutamente no, però tu guardi il Barcellona negli ultimi anni, comunque la Champions l'ha vinta pur avendo... Beh, panchina non lunghissima per dire l'ultimo anno di Barcellona. Sì, esatto. Però, vediamo. Va bene, credo che sia stato il video più ignorante della storia. Sì, e sono contento di esserci stato anch'io in questo video. Yes! Va bene? Bene. Quindi... basta. Ciao. Un like, niente? No. Niente like. Solo dislike, ma i suoi video, soprattutto quello della classifica finale. Andate a vederlo. E dislike. Devono scaricare qualcosa, che tu sappia? Ok. Non penso che ti dimenticassi. Ma l'avevamo già detto. Ah, già. Va bene. Ciao, ragazzi. Ci vediamo stasera per il post partita. Ciao. Comunque, secondo me, lo scudetto lo vince il Milan.